facciamo la prossima visita? Al contadino Pietro e alla sua famiglia. Ci devono 3 mesi di tasse arretrate. Sarà divertentissimo spremerli per benino. Come vorrei essere a casa nel mio lettino invece di stare qui a fare la sentinella. Cosa? Mi sono fatto male, accidenti. Chi è quello strano animale? Ma io lo conosco, quell'uccellaccio. È la mascotte dei ribelli. Clonda Rider 1, congelatelo. Con piacere. Presto, inseguitelo. No, aiuto. Andiamo, il rider ci raggiungerà una volta che avremo sistemata quella veste con le vie. Se n'è andato, grazie al cielo. Oh no, ero così spaventato che ho dimenticato di avvisare del pericolo. Boh, e adora. Grazie per i tuoi consigli, Pietro. Ne faremo buon uso il più presto possibile. Abbiate cura di voi. Lord, presto, entrate in casa. Ci penseremo noi a lui. Leech, guarda, sono Adora e Beau. Glonda 2, vai, eliminateli. Raggiungili, li colpiremo col fuoco incrociato. Ma cos'è successo a Cole? Avrebbe dovuto avvertirci. Sarà meglio dividerci, così uno dei due ce la farà. Fuoco! L'abbiamo preso, ma purtroppo Adora è riuscita a fuggire. Prenderemo anche lei. Ma ora occupiamoci di quel contadino e della sua famiglia. Con piacere. Hanno catturato Bo e adesso... Lasciateci andare, maledetti! Mamma, mamma! Odio i prepotenti. Per l'onore di Grey! Sì, voi date aiuto ai ribelli, la pagherete per questo, sì. E ne siamo fieri, un giorno o l'altro riusciranno a rimandare te e i tuoi degni compari nel mondo di Ord. Sono sicuro che la tua arroganza scomparirà quando ti avrò risucchiato un po' di energia. Papà! Se oserai toccare quell'uomo non ti basterà una vita per pentirti, Leech. Sheena! Robot! Oh, prendetela! Il prossimo Glonda è tuo. Ah, tu sei quello che ha congelato Bo. Thank you.
Grazie tanto, ci hai salvato. E non ho ancora finito, piccola mia. I robot sono sgominati. Ma Leech è ancora libero. Ma cosa? Volando arriverai molto più in fretta, Frizzon. No, aspetta! Credo che sia meglio liberare Boo. Cosa succede? Shira! Va tutto bene. Nelle tue braccia come potrebbe andarmi male? Eh? Meglio che tu faccia ritorno a casa. Avevo troppa paura. Non ho proprio pensato di venirvi ad avvertire. Non essere così critico con te stesso, Cole. Non avresti potuto evitarlo. Io non sono altro che uno stupido vigliacco. Sì, forse è così. Boh, mi sembra che Cole si sia già scusato abbastanza. E mi sembra il minimo ad ora. Non ci saremmo mai trovati in tutti quei pasticci se lui avesse fatto il suo dovere. Oh, insomma, cerca di non esagerare. Forse è meglio che me ne vada. Ecco, l'hai profondamente ferito. Ma io gli ho soltanto detto sinceramente che cosa pensavo. Cole, che ti è successo? Sono un buono a nulla. Non sono adatto per la ribellione. Sono veramente troppo vigliacco. Oh, povero caro piccino. Forse non sarai proprio il più coraggioso di tutti. Se soltanto avessi un pochino più di coraggio. Soltanto un pochino di più. Senti, forse Madame Ratz può esserti d'aiuto. Credo che tempo fa abbia inventato l'incantesimo del coraggio. Un incantesimo del coraggio? Credi che ce l'abbia ancora da qualche parte? Andiamo a chiederglielo. Vediamo un po', ho aggiunto un pizzico di billerolo. Madame, io vorrei... No, non adesso, stoppa. Ma madame, è importante, sul serio. Anche quello che faccio io. Ah, è così, sta andando tutto benissimo, evviva. Madame, se volesse darmi retta un minutino solo, per favore. Scusa, vattene via, sono molto occupata. Ora non ho tempo per le tue stupidaggini. Va bene, io me ne vado. Non riesco a crederci, dopo tutti questi anni. Pensavo che avesse un po' più di considerazione per me, accidenti. So bene come ti senti. Boh, si è comportato con me nello stesso modo. Non ci sanno apprezzare abbastanza. Hai proprio ragione. E noi non possiamo farci nulla, purtroppo. Forse qualcosa da fare ci sarebbe. Ho sentito parlare di un grande mago che vive nel regno di Silverglade. Un mago? È bravissimo, scommetto che saprebbe apprezzare uno come me. Penso che andrò a fargli una visitina. Credi che potrebbe farmi l'incantesimo del coraggio? Ci scommetterei la saggina. Cosa ne dici, Cole? Vogliamo andare a Silverglade ora insieme? Intendi subito? Cosa dobbiamo aspettare? Qui non sentiranno certo la nostra mancanza. Forza allora, coraggio! Faremo loro vedere di che pasta siamo fatti noi due. Andiamo! A Silverglade, a una vita futura migliore per tutti e due. Io ho fame, avremmo dovuto portarci dietro delle provviste. Su, vedrai che riusciremo a trovare presto qualcosa. Bene, 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 questi due mi sembrano davvero interessanti. Informerò subito il dottor Drom. Beh, che bombarda, hai scoperto nulla di interessante oggi. Interessantissimo, sì, signore, il dottor Drom, un uccello e una scopa. Un uccello e una scopa? E questa sarebbe una cosa interessante? Oh, sì, una scopa che parla e cammina e un uccello parlante con le ali come un arcobaleno. Interessantissimo, sì, signore. Andiamo a dare un'occhiata a questi due, mio caro. Certo che... Oh. Per tutte le saggine, che cos'è? Buongiorno, amici miei. Tu chi sei, eh? Il dottor Drom, ai vostri ordini.
fornitore di pozioni, impiastri e potenti panacee per tutti i mali e tutti i problemi. E questo, signori, è Acrobat. Ciao a tutti, salve a tutti, come va? Io sono Scopa e questo è Cool. Bene, amici miei, stavamo per fermarci a prendere un boccone. Volete farci l'onore di unirvi a noi? Beh, veramente noi. Accettiamo con immenso piacere. Bene, molto bene. Abbiamo setacciato il bosco dei sussurri foglia per foglia e non li abbiamo trovati da nessuna parte. Vuoi che cerchiamo ancora in qualche altra posta, Adara? No, spiritine, grazie. Madame, è sicura che Cole e Scopa siano andati via insieme? Sono sicurissima. È colpa mia, ho trascurato troppo la povera Scopa. Adesso la cosa più importante è scoprire dove sono andati prima che si caccino in qualche guaio. Credo che Shira ci potrebbe essere d'aiuto. Vado a cercarli. Oh, scusatemi tanto. Non preoccuparti, mio caro Cole. Vuoi un altro frutto birbarello? Oh, no, grazie, ne ho già mangiati troppi. Muoviamoci, Cole. Dobbiamo fare ancora molta strada per arrivare a Silvergreen. Silvergreen? Ma che combinazione. Anch'io sto andando lì. Potreste viaggiare insieme a noi? Io non saprei. Farci portare è sempre più comodo che andarci a piedi o in volo. Oh, sì, venite con noi. Per favore, ci divertiremo un mondo, sì, signore. E va bene, allora. Giusta per Silver Clay. Vabbè, prima dobbiamo fare una piccola sosta, ma non vi preoccupate, amici, è proprio dietro la prossima collina. E noi proseguiremo il viaggio verso la meta, sì, signore. È là che vi volete fermare? Sì, è là. Ma è una roccaforte degli Ord o mi sbaglio? Perché vi preoccupate? Voi non siete dei ribelli, vero? Noi, ribelli? Abbiamo forse l'aspetto di ribelli? Oh, oh, oh. Ribelli? Oh, questa sì che è bella! Sarebbe una situazione davvero ridicola, vero, Acrobat? Buffa, buffa, sì, signor. Yeah. Quei piccoli idioti ci stanno scappando! Scappando dici? Che buffo! Riprendili subito, imbecille saltellante! Corri, Cole, corri! Sto andando più forte che posso! Testa di terraferma, sì, signor, signore! Cole! Oh! Sto arrivando, Cole! Ora li ho presi, sì, li ho presi! Brazel, dazel, diesel, puzzle! Brazel, frazel, bizzel, buzzle! Shira, sono felice di vederti. Adora ti ha detto? So tutto, Cole e Scopa sono scomparsi. Madame sta cercando di fare un incantesimo. Wazzle, wazzle, weasel, witchy! Facci vedere i nostri due amici! Ora ci siamo! Oh, santo cielo! Sono stati catturati! È il colonnello Blast. Comanda una roccaforte Horde a Mooston. Credo che i nostri amici si trovino laggiù. Andiamo allora. Aspettatemi, miei cari! E questa sarebbe la tua grande preda, Drum. Un uccello rognoso e una scopa spelacchiata. Cosa? Scopa spelacchiata? Uccello rognoso, ma come ti permetti? Via, colonnello, vedrà che i suoi amici alieni pagheranno una bella sommetta per potervi avere. Sono l'ideale per un bel circo. Cole, questi vogliono venderci un circo alieno. Non rivedremo mai più i nostri cari amici. Oh no, per carità, no. Soldato, porta questi due in cella e mettili sotto doppia sorveglianza. Andiamo nel mio ufficio, caro Drom. Devo organizzare le cose per spedire questi due a Freezone. Horda che ne sarà molto contento. Horda? Quella è la roccaforte. Io sono pronto. Anch'io, caro. Allora in picchiata, Swifty. Certo che da queste parti non succede mai niente. Lo puoi dir forte?
Oh, tu e Madame cercate Scopa e Cole. Io terrò occupati i nostri amici. Mettiamo fuori uso quei lanciaraggi, Swifty. Manovra 55. La 55 è la mia preferita. Che sta succedendo qui? Guardate là! Oh, per il gran mondo di Orde, Shira! Shira? Questa è l'occasione che aspettavo per fare un po' di soldi. Acrobat, prendi quella donna. Finalmente ci si diverte, signore. Presa, presa, presa. Eh no, amico mio. Oh! Quella tua specie di saltapicchio non è capace di fare niente. Ti farò vedere io come si combatte contro Shira. Può occuparsi lei di quei robot? Lascia fare a me, caro. Razzle, dazzle, vizzle, daio, la terra diventi una cassa d'acciaio! Molto bene. Non mi sbaglio mai quando si tratta di salvare i miei amici. Sai una cosa, ora che so che non la rivedrò mai più, mi rendo conto di quanto mi mancherà la cara Madame Razz. Oh, ti capisco perfettamente. Pensa che se Bo fosse qui in questo momento, sarei disposta a perdonargli tutte le cattiverie che mi ha detto. Cool! Scopa! È meraviglioso rivederti, mio piccolo amico. Si può sapere come mai ci avete messo tanto tempo? Sei in gamba, Shira, ma i miei raggi elettronici ti faranno fare la nanna. Sogni d'oro, Shira. Shira, attenta! No! Mi è sembrato un bellissimo colpo, Bo. Cena è rimasto davvero colpito. È arrivato il momento di darcela a gambe, amico mio. Qui le cose stanno diventando un po' troppo complicate per i miei gusti. È arrivato il momento di tornare a casa. Oh, com'è bello essere di nuovo a casa. Sicuro? Ma sono contenta di essere andata via. Se non l'avessi fatto non avrei mai saputo quanto Madame Razz mi apprezzasse in realtà. Beh, certo che ti apprezzo, cara. E mi dispiace di essermi comportata così male con te. Bentornata a casa, mia vera, grande, insostituibile amica. Beh, vecchio mio, non pensi che sia il caso di farmi le tue scuse, eh? Sono venuto a salvarti, no? Già, ma penso che un piccolo mi dispiace non ci starebbe male ora. E va bene, mi dispiace, Cole. È il minimo che tu potessi dire. Brutto mascalzone. Oh, non ti scaldare tanto. È così che mi hai risposto tu una volta. Non lo ricordi più, forse? È bello che tutto sia tornato alla normalità. Non trovate? Eh?